Bellissimi, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, ciao Giulio De Mezzo, buonasera, benvenuti, benvenuti, buonasera, buonasera, grazie, un bello applauso a voi. Un po' di luce sul pubblico che voglio vedervi, buonasera, belli, 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 allora mi raccomando, piccole avvertenze, guarda qui col cellulare, vedi, allora attenzione, signora mi raccomando, foto, video, cellulare, tutti accesi, non me ne frega niente, fate quello che vi pare, per me potete riprendere tutto lo spettacolo, non c'è problema, l'importante è, guarda, c'è un sorrisino là. Di dove sei Giovanni? Di Nigeria. Che è qui vicino. La Nigeria è più o meno è provincia di? D'Italia. D'Italia. Giovanni dalla Nigeria, provincia d'Italia. Perfetto, Giovanni. Quanti anni hai? 4 anni. Cosa fai nella vita? Gioco. Perfetto. Molto bello, Giovanni. E a cosa giochi? A pallone, molto bene. Sei, lavori? Sì. Sì, beh, lavori. Paghi le tasse? Sì. Paghi le tasse. È l'unico, ecco, è nigeriano infatti, non è italiano, perché adesso è evidente che è straniero. Sono pronti al mio spettacolo sulle relazioni, il mio grande one man show. Benvenuti. Sipario! Cos'è? Basta! Non lo so, buonasera a tutti, Paolo, mi dispiace, questo è... Ma cos'è sto schifo? Cos'è questa cosa miserabile? Io avevo chiesto un pianoforte a mezza coda. Ma cosa? Ma chi ha portato? Ma state scherzando, ma avete boicottato la scenografia? Non lo so, ci sarà qualcuno che è responsabile. Ma chi è quello vestito da corridore lì? Potrebbe essere forse... È lui lo scenografo? Penso di sì, penso. Ho detto i migliori scenografi, le migliori maestranze del mondo, c'è questo... Questo ci abbiamo noi. Ma che? Però lui! Buonasera, scusi. Non ti cazzi, No, non mi cazzo. No, io invece mi cazzo abbastanza, scusi, perché chi è che ha voluto questi alberi di Natale così miserabili? Io. Lei, allora lei mi deve spiegare perché fra l'altro questi alberi di Natale sono decorati soltanto nella parte bassa e non nella parte alta. E secondo te come ci arrivavo, Ma perché ha fatto questo, scusi, Perché ti volevo rovinare lo spettacolo, caro. Ma perché mi vuole rovinare lo spettacolo? Perché io sono un disabile stronzo. Ah, buona sapere. Vabbè, posso andare avanti? Allenatore! Che ho allenatore? Forza, che cosa fa? 5 chilometri! Andiamo a correre! Ma come andiamo a correre? Paolo! Cosa? Ma te ce l'hai con quelli in carrozzina? No, perché? Perché io ce l'ho con i presentatori. Ah, andiamo bene, salve, arrivederci, grazie, Bene, bene, cominciamo bene, 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 grazie, grazie. Federico Parlanti! Buonasera! Buonasera, lei è l'animatore? Sì, esatto. Lei sarebbe l'animatore? Sì, io rappresento l'ottimismo. Vestito come il gobbo di picche? Sì, esatto. Vabbè, se rappresenta lei l'ottimismo? Dimagrito vedo, Sì. Le sta bene questo dolce vita? Sì, tutto a posto. Snellisce molto, Tutto a posto. Sembra un Teletubbies. Prego, prego. Gli obitori sono pieni. Ottimismo, però. E voi vedete. Sì. Gli ospedali sono pieni. E voi vedete. Io faccio l'attore. L'attore? Muore. Bene. Io non capisco una cosa. Cosa? Prima gente mi vede, fa così. E ci vedo. Sei venuto in macchina? Sì. Attento. Sei venuto in macchina? Sì, tanti sì. Attenti. Ma chi è attento? Auguri! Ma cosa auguri? Cosa dice? Cosa fa? L'oiettatore, basta! Una domanda a quell'amica. Allora, lui è Giacomo Scarno, è un pensatore, è un sociologo, è un politologo, è un esperto di comunicazione, è una persona che adesso vi solleticherà con delle semplici domande di arte varia e di cultura generale. Buonasera, benvenuto. Grazie. Prego. Dica. Una domanda a quell'amica. A quale amica? Quella. Quella col cappotto? Buonasera, quella signora? Buonasera. Signora, lei si chiama? Maura.
Maura. Buonasera, signora Maura. Una domanda a lei, è un gran tuttologo, è un politologo, è una persona molto, è un filosofo anche, giusto? Perfetto, dica. A te! Trombi! No! Basta scherzare, basta elevare, basta lì, chiudete! Ho detto una donna molto semplice, una donna morigerata, una donna pacata, Erika, come ti sei vestita? Ho messo la prima cosa che ho trovato. Ma che è la prima cosa che hai trovato? Ho detto una cosa semplice, non appariscente, arrivi coi boa e le paillette. Una cosetta! Ma che una cosetta? Ma sembra tu debba andare alla scala, che ne so, ma ti ho detto una cosa semplice, una donna della porta accanto, guarda qua come sei. Tu mi dici queste cose solo perché sono così. Così come? Figa! Ah, fighissima! Auguri, arrivederci, arrivederci. No, così figa, sì, certo, certo. Va bene, chiedo scusa, allora ragazzi, adesso basta, va bene, adesso, ok. Così, ma lei chi è? Io sono Paolo Ruffini. Scusi. Paolo Ruffini sono io. No, sono io. Allora, Paolo Ruffini è livornese. Anch'io. Paolo Ruffini ha gli occhi azzurri. Anch'io. Guardi, sono io Paolo Ruffini. Io sono meglio, io so cantare. Ora lei arriva nel mio spettacolo, qui a teatro, lei pensa di saper cantare. Ah, ma guardi, lei veramente lo sa che mi sta sfidando. Io adesso vorrei farle fare proprio una bruttissima figura qui davanti a questo gentilissimo pubblico qui a San Mauro, perché veramente lei sta sfidando la mia pazienza. Vuole saper cantare? Vediamo come canta. Nel mio spettacolo arriva, lui sa cantare. Vediamo, faccia sta figuraccia, prego. La voce di ragazzo. Ma com'è non ha funzionato, scusi? Ah, dice. Beh, ma forza! Poverino! Poverino una sega! È 10 anni che faccio teatro e sono ancora così. Ma guarda questo presentatore di merda! Auguri! Cioè, non è cortese, lei è proprio lei veramente scortese. Vabbè, allora adesso arriva il momento di. Ma io non so chi li fa entrare questo, ma da dove entra? Da dove passa? Cosa fa? Ah, vuole un autografo? Lei è un mio fan! Vabbè, se è un mio fan, allora glielo faccio volentieri. Venga, si accomodi. Beh, questa cosa mi fa molto piacere, Mi faccio due o tre complimenti, Sei un grande. Oh, bene. E sei numero uno. Oh, grazie. Allora lo vogliamo urlare forte. Chi sono? Adriano Celentano. Come Adriano Celentano, scusi. Voi di perne. E non so parlare d'amore, emozione, non amo te, e mi manca un po' respiro, e ti sei troppa luce, ma così è strano. Allora,
cortesemente, andiamo avanti, adesso arriva. Si potrà scambiare una condizione genetica per un insulto, si riesce sempre ad andare un po' al di là. Io ad esempio quando faccio pubblicità a questo spettacolo metto questo banner e questa pubblicità del mio spettacolo, a un certo punto uno mi ha scritto una battuta esilarante, mi scrive: non vedo la differenza tra i Down e Ruffini. Dico: caspita, che bella battuta, non vedo la differenza tra i Down e Ruffini. Allora ci ho pensato un attimo e poi gli ho risposto: infatti, non c'è. Allora, grazie. Vale, Spogliazzi. Spogliazzi. San Mauro. Oratorio. Cos'è questo? Oratorio. Dio. Dice Dio. Beh, ma ditemi qualcosa. Salvini. Berlusconi. Buonasera. Gnocchi. Gnocca. È uguale, anche la gnocca. Sì, sì, tutti uguali. Seno. Salutare. Salutare. Autostop. Autostop. Stanuto. Stanuto. Lui ha sempre fatto così, eh. Camminare. No, qua. Nuotare! No, qua! Sciare! No, qua! Spray! Dai! Macho! Macho! Claxon! Claxon! Claxon lo fa bene, è l'unico che va a parlare della prossima relazione, che è la relazione con il gioco. La relazione con il gioco, una relazione importante. Buonasera! Buonasera! Voi, cioè, te non sei tanto pratico. Lei non è pratico. Si vede, infatti. Lei non è pratico con la carrozzina. No, lei non è abile con i disabili. Zero. Bene, bene. Un po' per me. Non fa per lei, bene. La disabilità. Allora, vogliamo ballare e giocare con il giocajue. Volete ballare e giocare con il giocajue? Sì. Questa esatto. Canzone di? Di? Di chi è? Incitare tutto il pubblico. Ma di chi è la giocajue? Claudio? Ah, vero, di Claudio Cecchetto. Cecchetto, benissimo. Incitare tutto il pubblico, prego. Esatto. Prego. Tutti in piedi. Tutti in piedi. Tanto si dice tutti in piedi. Sì. Poi alzatevi. Sì. Voi che potete, ma succede anche a voi. Se vado in carrozzina, non è che è stato, poveraccio. Ma come? Alzatevi. Voi che potete. Alzatevi. Gli incidenti accadono. Sai quanti ne conosco che prima camminavano? Scusi, Non è andata benissimo, no, come effetto nell'immediato, no? Mi sembra. Paolino, che ci vuoi fare? Ma lei è un po' politicamente scorretto, scusa. Lei è un po'. Lei è molto eccentrico, lo sa? Si sente eccentrico? Sa cosa vuol dire? No, però. Sì. Vabbè. Comunque, cioè, lei non ha avuto un grande successo. Perché è politicamente scorretto con la disabilità? Lei si sente offeso? Perché c'è nato lui, Paolo. C'è nato come? C'è nato. È nato. È nato da uno stronzo. Da uno stronzo, ha capito. C'è questo binomio. Sì, un pochino. Cosa ci si riconosce? Sì. Più come stronzo o più come down? Tutti e due, perfetto, per sapere. Vabbè. È coerente. Come? È coerente, sì, assolutamente. Tutti potete avanti. Prego. Tutti in piedi. Tutti in piedi. Lesbiche, omosessuali. No, ma cos'è questa? Rocchi. Ma cosa? Ma perché dice così? Scusi. Cioè, ci sono anche bestie, lo so che ci sono anche bestie. Dovevo arrivare, scusa. Se voi ce la ripeto. Ma cosa? Tutti in piedi, ma ci sono, scusa, sono signori, signore, non è che uno deve andare lì perché lei è omofobo. No, pochino. È un po' omofobo. Pochino. Ma non si fa, è scorrettissimo, scusi, Faccia alzare in maniera diversa, faccia pena, non so, faccia altro. Sì, allora, vecchi... bimbi, giovani vecchie, giovani. Che tutti, uomini, donne. Tutti uomini, donne. Non sia scorretto. Lei dice. Ma ancora sta storia, basta! Inciti lei. Uomini, donne, bambini, fruttivendoli, farmacisti. E cazzo, allora io vi ricordo che ai miei tempi, che non erano tempi social, ma erano tempi sociali,
non erano tempi reality, ma erano tempi reali. Allora quando noi si usciva dalla regione e si vedeva qualcuno che aveva la targa come la nostra, si suonava il clacson e ci si salutava come se si fosse tutti amici.